Care amiche e amici che mi seguite nel mio canale radio San Ten Chan di Spreaker e cari amici che mi seguite anche in YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo e Dailymotion, sempre nei miei canali di San Ten Chan, vi ringrazio di seguirmi. E mi chiedo adesso, voi che mi seguite, adesso dal vivo, alle 17:15 di qua, che cosa state facendo là? Che sarà delle vostre vite? Là dovrebbero essere le 19:15, orario al quale si ritorna a casa per andare a cenare, o magari si mangia fuori, al ristorante. Ma magari si prendono i figli da scuola o dal ginnasio, dalla palestra. Magari siete di ritorno e andate a una visita medica, dal dentista. O magari ritornate o andate a un corso serale, a un notturno. O magari venite da una sinfonica e il notturno l'avete ascoltato. Magari venite dal lavoro o andate giusto adesso a lavorare. Io vorrei sapere che fate, dove vi trovate, raccontatemi un po' delle vostre storie, perché io non mi stancherò mai di raccontare a voi. Quali sono i vostri sogni, le vostre aspettative, le vostre illusioni, le vostre delusioni? Tutto insomma. E niente. Beh. Grazie ancora una volta per guardare tutti i miei video in YouTube. Oggi a caldo ho commentato il TG. Rai News 24 ore, qualcosa del genere. A volte gli mettono dei titoli strani. Non so se era TG1, TG2, TG3, il TG della redazione della Rai. Però quello che ho sentito non mi è piaciuto, di queste ingerenze, interferenze, invasioni, aggressioni statunitensi, americane in Europa. Come, non si fidano di noi? No, non si fidano, perché l'Europa può diventare indipendente, e indipendente e pericolosa. Quindi va tenuta sott'occhio. Ma poi ci rubano i brevetti, li anticipano, e questo non va bene. Già con i trattati della NATO loro avevano diritto di prelazione sulle nostre idee, ma adesso fan man bassa e senza neanche dircelo, senza neanche dire vabbè, vi paghiamo un 30% meno nelle patenti. Prima andavamo a portare le nostre idee negli Stati Uniti e la fabbricavamo con loro, li facevamo compartecipi delle nostre invenzioni. Adesso no, direttamente te le sottraggono di sana pianta, sotto la pianta dei piedi. Beh, poi guardo lo scenario politico d'Italia ed Europa e capisco perché si sono permessi di spiarci tutte queste ingerenze. Perché i politici europei hanno meno influenza, meno credibilità, meno legittimità, soprattutto gli italiani, meno legittimità, ecco, quella è la parola. Che vergogna. Beh, c'ho 201 iscritti e sto andando verso... Anzi, ho superato quota 2000 ascolti nel mio canale di Spreaker San Ten Chan. Ringraziando tutti voi per seguirmi così tanto, vi inviterei a guardare il mio canale di YouTube San Ten Chan. Poi sto formando due canali già da tempo, però di meno. Dailymotion e Vimeo.
E quindi se volete guardate anche quelli, se no cercate in internet i video di Santen Chan e vi apparirà tutto quello che c'è, magari non tutto, però buona parte. Ecco, non vi apparirà invece Napoleone. Se pensiate che cercando i miei video vi appaia Napoleone, Bonaparte, no, vi appariranno buona parte dei miei video, però sono i miei video, non buona parte dei video di Napoleone, capito, no? Vi appariranno solo i video, buona parte sì, ma di Santen Chan, non buona parte di Napoleone. Beh, per quanti mi ascoltano in vivo, che delizia queste cose, no? Magari stanno guidando e non possono cambiare di stazione, spreche nel cellulare o nel tablet che si collega a Bluetooth o Wi-Fi allo stereo della macchina, perché hanno le mani occupate guidando e quindi con gran delizia mi continuano ad ascoltare e io continuo a parlare. Grazie comunque per seguirmi. E non è vero quello che dicono in YouTube e in Spreaker, che per fare dei programmi interessanti bisogna essere sintetici, avere una buona dizione, dire tutto subito, fare dei programmi corti in pochi minuti, con una scaletta. Io ho visto che le trasmissioni radio e i video che più hanno visto e commentato miei sono quelli in cui parlo con calma, improvviso e sto molto tempo zitto. Quindi bisogna lanciarsi a fare le cose. L'importante è realmente trasmettere quello che uno sente, che la gente lo possa sentire. Poi si può comunicare anche con i gesti, le pause, il silenzio, pure nella radio, perché dai tempo di pensare all'altro. E poi magari anche, ecco, è meglio pensare in diretta che scrivere tanto e poi leggerlo come se fosse un dettato. Per quello si dice alla gente, oh basta, sta un po' zitto, stai parlando come una radio, perché non bisogna parlare come una radio, anche se si parla in radio, questa è la mia filosofia. Poi siamo arrivati a 7 minuti e 30. Io ripeto ancora una volta, guardate, anzi ascoltate tutti i miei programmi in broadcast come questo, perché poi li cancello per avere dello spazio. Io sono disoccupato e non posso mica pagare uno stipendio per avere delle ore extra. Tanto quello che dico in 10 ore lo posso pure dire in 1000, no, non cambia niente. Poi, una volta che mi avete ascoltato, continuo a dire le stesse cose. Quindi basta rimanere sintonizzati per sapere tutto. Giusto? 8 minuti e 15. È che io mi diverto a parlare. Adesso sono le 19:23, o magari le 30. Mi piacerebbe stabilire una vera comunicazione come le vere radio fanno. Quindi per favore rispondete nelle pagine dei miei programmi radio. Mettete delle risposte, delle domande, delle cose. Poi io leggo e magari faccio altri programmi radio, così come mi fanno gli spettatori di YouTube nel mio canale Santen Chan. Anche voi di Spreaker potreste gentilmente commentare le mie trasmissioni, io vedrò di rispondervi. Poi siccome volevo fare 10 minuti non so di che altro parlare, perché ho detto tutto nel post precedente, commentando il TG. Oggi non mi va di fare un tutorial di gastronomia, già ne ho fatti più di 3 o 4 in questa settimana. Devo fare al più presto un commentario su un libro, ma sono un po' pigro, fa freddo. So che molti lo aspettano, perché hanno commentato molto i miei commentari ai libri nel mio angolo letterario.
adesso che stavo in strada me ne ritorno a casa. Ho passeggiato per il quartierino qua. Fa un freddo e qua sono le 17:24, così dice il mio cellulare. Ma magari sono 17:30. Dice che si sintonizza satellitarmente, ma io non lo credo. Si sintonizza come vuole lui. Allora questo è tutto per oggi, grazie di seguirmi, di pazientare con me. Poi sto imparando a usare il microfono che ho comprato per la PC. Le ultime registrazioni sono venute bellissime, perlomeno senza rumori. Ho fatto già quasi 11 minuti. Devo dire che fa troppo freddo, voglio entrare in casa. Qua c'è un wifi gratis per quello che sto parlando fuori. Ma mo prendo le scale e salgo. Mi mancherebbero ancora 18 minuti e 50 di registrazione. Ma già ho registrato tanto prima. Che prima ho registrato e poi ho inviato a Spreaker. Adesso invece sto facendo un live. Beh, basta, non ce la faccio, diventa una gara di resistenza. Perdonatemi, ma devo chiudere. Adesso fra un po' salgo in casa. Ciao, volevo fare 12 minuti. Mancano 20 secondi. Spero che là in Italia tutto si migliori, ma da quello che si sente ancora ci sono tanti orientamenti confusi. Se arrivassi io a fare un movimento Senten Chan, tutto si risolverebbe, solo che mancano delle persone a raccogliere le firme, magari 100.000 firme. Però non so se rimarrei troppo occupato a fare Spreaker qui e YouTube. Ma magari per salvare il mio paese, se qualcuno fondasse raccogliendo firme un movimento Senten Chan e prendendo le immagini dai miei banner di YouTube, Spreaker, eccetera, magari io ritorno come segretario generale, solo che mi nominassero. Però non so, forse sarò troppo occupato se divento un youtuber o un sprecherista. Addio amici, pensateci, ciao.